Icilio Branzanti, presidente del comitato Ostia Antica Saline, siete qui per manifestare contro un'antenna situata in via Bonucci. Dunque, noi siamo qui per manifestare contro l'installazione di un'antenna in via Bonucci, angolo via Fiorelli, e nello stesso tempo per riportare le nostre rimostranze all'amministrazione che fino ad oggi praticamente ha eluso e illuso i cittadini. Questa cosa il Presidente Vizzani ne ha conoscenza, il Presidente Vizzani ha fatto anche dei passi, ma sono stati passi che non hanno portato a nessun risultato. Oggi i cittadini sono stanchi e quindi adottano queste manifestazioni, queste rimostranze, perché non sanno più con chi parlare. Ci troviamo nella condizione, e l'abbiamo preso atto facendo l'accesso agli atti del Comune di Roma, che in uno dei documenti presentati dalla Vodafone è espressamente citato che nel raggio di 50 metri dall'antenna non possono sussistere asili nido o centri per anziani. Noi abbiamo fatto un'indagine, abbiamo potuto verificare che all'interno dei 50 metri vi sono famiglie in cui risiedono 15 bambini. Allora la nostra domanda è: perché l'antenna è nociva per un asilo nido e non è nociva per quei 15 bambini? A questo punto chiediamo un intervento serio da parte dell'amministrazione per fare in modo che questa antenna venga delocalizzata. E tra questi bambini ce n'è uno che è malato? Il bambino che è particolarmente malato, che ha bisogno di apparecchiature abbastanza delicate, non sta nell'arco dei 50 metri, risiede un pochino più lontano, però noi abbiamo il sospetto che questa antenna possa influire anche sulle apparecchiature di cui quel bambino ha bisogno. La polemica sull'antenna di Ostia Antica riguarda anche i numeri. Secondo i documenti acquisiti dai residenti, nel tubo bianco che avvolge l'impianto si nasconderebbero almeno 10 antenne. Ma la signora proprietaria dell'immobile su cui sorge il ripetitore sottolinea, documenti alla mano, come in realtà sulla sua casa sia stata installata una sola antenna con diverse parabole allegate. La donna denuncia anche come la sua abitazione, in cui vive insieme ai nipotini, sia stata più volte bersagliata da bombe Molotov lanciate da ignoti.